Salve a tutti amici di YouTube, io sono sempre il vostro WD e benvenuti in questo nuovo episodio di Minecraft Ita Shader. Siamo tornati al nostro appuntamento e siamo nell'episodio numero 10, ragazzi, fantastico. Episodio numero 10, siamo già qui e per questo episodio, come avrete letto dal titolo, ho pensato di costruire una cosa che spero venga veramente figa. Prima di iniziare, come in tutti gli episodi, faccio i saluti. Questa volta devo fare tantissimi saluti, ragazzi, e saluto Marco De Paulis, Fabio Pio Angiolillo, Vacate Spy, Loris Zeni, Ivan Mobio, Striker 19 e Your Name TM. Ragazzi, un salutone da WD per tutti gli altri. Se volete essere salutati, basta che me lo scrivete qui sotto nei commenti e vi saluto al 100%. Dunque, ragazzi, allora, nell'episodio scorso mi avete dato tantissimi consigli. Vi ringrazio prima di tutto tantissimo perché avete tirato giù di like anche per l'episodio scorso. E vi ringrazio veramente tanto tanto perché sto raggiungendo veramente dei risultati fantastici grazie a voi. E vi ringrazio veramente tantissimo. Spero che sarà così anche per questo episodio, insomma. Mi avete dato veramente tanti consigli e ho deciso di fare una cosa molto utile, ossia di fare il muro delle cose da fare, o comunque sia il muro delle buone idee, dove piazzo i cartelli e metto tutte, diciamo, le idee col vostro nome. Cosa che ho già fatto off camera e una cosa che vi faccio vedere, perché vi ho già spoilerato prima, che ho fatto, che è molto figa, è questa porta qui, ragazzi. Noi siamo nella nostra sala centrale, diciamo, della nostra casa, la nostra fantastica casa, col nostro panorama fantastico, ragazzi. È sempre più bello ogni volta che si guarda, e penso lo pensiate anche voi perché è veramente figo. E ho fatto questa porta che, guardate un po', ci conduce qui fuori. E è stata una genialata, ragazzi, è stata una genialata. Ci conduce qui fuori, dove abbiamo, insomma, questo panorama, questa piccola terrazzina che dà sul mare. E abbiamo una scala di legno con tutto il murettino, venuto veramente figo, che ci conduce a quest'altra porta. Quest'altra porta, ragazzi, è semplicemente la porta della nostra camera da letto. Bene, sì, ragazzi, ho tolto il pilastro che c'era qui con le scale. E questo è il risultato di una delle vostre idee. Che veramente, ragazzi, vi ringrazio tantissimo. Ditemi cosa ne pensate. A me piace tantissimo perché quando noi arriviamo su non abbiamo cose, insomma, ingombranti. Abbiamo semplicemente questa porticina che da fuori. A me piace tantissimo, ragazzi, cioè veramente figa, insomma. Ditemi cosa ne pensate. Ed è semplicemente l'idea di un iscritto. E adesso, insomma, andremo a vedere il muro delle cose da fare. Qui ho fatto il vetro blu. Ho messo il vetro blu perché me ne è avanzato tantissimo, ragazzi. Tanto è una camera da letto che va fatta, va arredata per benino. Ho già un'idea di come farla, adesso è ancora spoglia. Però ci sta bene il vetro blu qui, mi piace veramente tanto. E ragazzi, dunque, il muro delle cose da fare è questo. L'ho messo qui, ci stava abbastanza bene. E ho già piazzato alcuni cartelli. Allora, per esempio, vi ho scritto qualche esempio. Allora, per esempio, l'iscritto Guido Mangiardi ci scrive fai farm di mob nella montagna. L'iscritto mi ha consigliato di scavare nella montagna una farm di mob. È un'idea che si può fare, un'idea fantastica. E sicuramente la farò, infatti l'ho messa qui nel muro delle cose da fare. Poi, per esempio, l'utente Fabio Piangiolillo ci consiglia di farci l'armatura in ferro, che ce la faremo, magari non ce la facciamo adesso, però ce la dobbiamo fare perché un'armatura ci sta effettivamente. Poi l'iscritto Eric170 ci consiglia di fare il tempio in rovina nell'isola volante. Ora, non ho scritto che mi ha anche consigliato di fare un parkour per arrivarci lì nell'isola volante. E sì, ragazzi, sì, è un'idea fantastica, cioè fare un tempio in rovina in quell'isola con un parkour per arrivarci è una cosa fantastica, veramente fantastica. E l'utente MLMax, che, ragazzi, questo utente qui è una leggenda, perché anche nelle serie vecchie di Minecraft mi ha consigliato delle cose fantastiche da fare. Ed è lui l'utente che mi ha consigliato di fare le scale sulla parete rocciosa, che adesso tolgo perché ho effettivamente fatto quello che mi aveva consigliato e ne è venuta fuori questa cosa fantastica. Quindi ringrazio tantissimo MLMax, ormai ci conosciamo da un po' perché è diventato praticamente la leggenda in questo canale, veramente. E gli utenti più vecchi già conoscono la storia. Dunque, ragazzi, che cosa posso dirvi? Ho fatto semplicemente off camera, ho farmato un po' di legno, infatti ho disboscato un pochino per fare la nostra farm. E qui, ragazzi, ho fatto il tubo che mi avete consigliato, il tubo col vetro blu. Non l'ho fatto da questa parte perché da questa parte lo cambierò, metterò, non so, i minecart o le barche, insomma, per salire più velocemente. Poi faremo un episodio dedicato a esso. Però qui, ragazzi, guardate un po', ho messo tutto il vetro blu, così quando scendiamo ci guardiamo il panorama.
ed è bellissimo, ragazzi, da sotto è bellissimo, cioè veramente fantastico. Ora ditemi nei commenti cosa ne pensate, perché a me piace veramente un casino, cioè veramente un casino. Di tutte le cose che mi sono che devo fare, che mi sono scordato di fare, tipo finire i ponti, ok, mi sono messo a fare l'ascensore ed è veramente bello, cioè nel senso mi piace tantissimo. Dunque ragazzi, allora io direi che possiamo tranquillamente iniziare col nostro episodio. Devo semplicemente ricordarmi, mi è venuto in mente adesso, di iniziare la farm di canne da zucchero. Ho bisogno dei vostri consigli, ragazzi, perché nel senso... scrivetemi nei commenti, perché è una cosa che mi interessa sapere veramente tanto. Come posso fare la farm di canne da zucchero? Ho intenzione di piantarne un po' in cima per abbellimento, ma una vera e propria farm vorrei mi consigliaste dove farla. Quindi ragazzi, compito a casa, diciamo, scrivetemi dove fare la farm di canne da zucchero. Deve venire una cosa bella. Voglio semplicemente sapere dove secondo voi è meglio farla. Poi della grafica magari me ne occupo io, insomma, se volete darmi consigli eccetera eccetera, fate un po' voi. Intanto mi prendo dei materiali. Allora, mi sono farmato 2 stack di legno e 6. Ci prendiamo anche una cesta, così possiamo posare qualche attrezzino. Ci prendiamo questi materiali qui. E poi possiamo prendere, allora, del semplice pietrisco. Ne abbiamo un bel po', ne abbiamo 2 stack qui nell'inventario. E magari anche un po' di vetro. Ok, abbiamo tipo, che ne so, 62 pannelli di vetro, ma per adesso teniamoceli lì. Ci prendiamo del vetro così, ci facciamo subito i pannelli e ce li portiamo, così iniziamo a costruire la nostra. E dai, ok, perfetto, 32 credo per adesso bastano. E ci andiamo a fare la nostra stalla per le nostre mucche, per le nostre pecore, tra virgolette. Perché poi le pecore, ho intenzione con le pecore di fare una cosa veramente figa, che adesso vi spiegherò mentre costruisco. Allora, se notate, qui ho finito la strada. Ok, mi sono messo off camera a finire la strada. Tra l'altro da lontano si vede la linea blu, che è bellissima. Cioè ragazzi, è fantastica, sembra una cascata d'acqua. Cioè veramente fantastica, inizia a sembrare veramente una bella costruzione. Qui ho finito la stradina che mi porta qui. Sì ragazzi, è asimmetrica, lo so, non c'era modo di farlo in altro modo. Però finisce qui, non ce ne rendiamo conto che è asimmetrica, vero? Perché non facciamo finta che non è asimmetrica. Però è carina, dai, ci sta. Allora, qui ho formato tantissime mucche, abbiamo ripopolato tantissimo e ho scavato qui dove voglio costruire, diciamo, la nostra farmina. Allora, voglio fare l'entrata larga 2, ok? Quello che sarà poi il corridoio. Quindi io direi di iniziare magari da qui. Allora, questi due facciamo finta che sono i blocchi per entrare, quindi vi facciamo tipo la porta, ok? Ok. Fatto questo, voglio fare... Allora, dobbiamo contare che qui ci saranno le staccionate. Faccio un esempio proprio così a random, no? Qui ci saranno le staccionate dove poter tenere all'interno. Dentro ci saranno i recinti per gli animali. Quindi noi possiamo camminare qui. Gli animali avranno 1, 2, 3 e facciamo 4 di spazio per poter pascolare e fare le loro cosette. Quindi io metterei... il blocco di legno. Allora rifacciamo per benino. 1, 2, 3, 4. Qui mettiamo il blocco. Non dobbiamo nemmeno tagliare l'albero. Quindi faigo. Quindi contiamo 4 anche da questa parte. Quindi 1, 2, 3, 4. E mettiamo il blocco qui. Ok, viene troppo grande? No, viene giusta. Serviranno parecchi materiali, ma viene giusta. Tanto la legna non ci manca. E va bene. Allora, intanto che faccio la stessa cosa, vi spiego cosa voglio fare con le pecore. Poi qua abbiamo già i maiali e tutto. Allora, dato che non ho ancora trovato un villaggio e spero che qualche mob generoso mi presti, diciamo, le... Che cosa mi ha fatto? Ah no, è giusto. Mi presti, diciamo, le carote e le patate per poter attirare gli animali, quali i maiali, e farli riprodurre. Stavo pensando di mettere sia i maiali, ovviamente ce li spingo dentro, sia le pecore per adesso qui dentro. Poi per le pecore voglio fare un'altra cosa. Allora era questa, no? La distanza, sì, quindi qui. Ok. E anche qui, giusto? Sì. Ok, qui dovrebbe essere giusto così. Allora spero di non aver fatto
qualche cazzata, ma teoricamente dovrebbe essere giusto. Allora, per le pecore mi piacerebbe fare una sottospecie di tunnel. Non so, scavarlo tipo... Io adesso vi dico qua sotto, ma non sarà mai qua sotto. Pensavo di farlo tipo lì nella montagna. Ora poi da su si vede meglio. Fare tipo un tunnel enorme con a destra e a sinistra le pecore di tutti i colori. Sarebbe fantastico, però per adesso le mettiamo qui dentro. Semplicemente. Allora io direi di fare, iniziare a fare uno strato in pietra. Pietra normale, perché non voglio sprecare subito tutto il legno. Vi togliamo questa torcettina. Facciamo anche così. E gli facciamo la base in pietra, perché ci sta, insomma. Poi usare troppo legno, insomma, dopo insomma, non è tanto carino usare troppo legno. Ok, allora questo è il nostro perimetro, è abbastanza grande, devo dire, è abbastanza grande, quindi insomma ci sta, gli animali hanno spazio per poter pascolare, poi dipende la grandezza poi del recinto, insomma la larghezza del recinto. Ora facciamo una cosa, alziamo i tronchi. Allora questo è un blocco, quindi facciamo 2, 3, dai, 4, per ora li alziamo di 4. Ok ragazzi, allora li ho alzati di 4 tra virgolette, perché alla fine li ho alzati di 5, in totale sono 5 i blocchi, ne ho aumentati, diciamo ne ho messi 4 in più, e di altezza sembra essere sufficiente. Ora cosa posso fare? Adesso posso semplicemente vedere di fare per esempio qualche colonna. Allora craftiamo del legno e vediamo come possiamo fare. Allora dobbiamo decidere dove fare le finestre. Allora per esempio possiamo iniziare a coprire, perché poi verrà il tetto qua su in cima. Ok, fermi tutti ragazzi. Allora mi è venuta in mente una cosa un pochino più figa, un'idea un pochino più figa. Allora mi piacerebbe fare qualcosa di più luminoso invece di chiudere tutte le pareti. Per esempio abbiamo del vetro, no? Che posso anche andare a farmare per esempio. Mi piacerebbe fare qualcosa di quel tipo per tenere quello stile lì e tenere anche gli animali un po', diciamo, alla luce, via. E, perché poi insomma dopo mi stanno tutti al buio, angusto, insomma non mi piace. Preferirei fare qualcosa di più tattico. Allora per esempio questi sono 14 blocchi, li ho contati, no? Quindi se non erro, se io vado a piazzare, dunque 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7, giusto? Se io vado a piazzare tipo un blocchetto qua e poi 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7, dovrebbe essere precisamente la metà, ok? Quindi se io adesso vado ad alzare tipo la colonna, che ok, non volevo fare questo, ma cioè volevo fare questo, ma me l'ha fatto automaticamente. Vado ad alzare la colonna di, con questo legno qua, di 4 blocchi, 1, 2, 3, 4, sì, è giusto. Io potrei fare tipo tutte vetrate, no? Cioè sarebbe figo, anzi vi dico anche di più. Posso togliere anche questo e metterci questo affare qui. Cioè dai, ci sta, secondo me ci sta, e fare tutto vetro qui secondo me è una cosa fichissima. Sì, ovviamente ho ricalcolato un attimo bene e mi sono accorto che avrei dovuto mettere infatti anche quest'altro blocco qui, così sono 6 blocchi di qua e 6 blocchi di qua. Giustamente ragazzi, giustamente avevo contato male. Ora se io adesso per prova vado a mettere tipo il vetro, e ne dovrò farmare tantissimo ragazzi, ne dovrò farmare veramente tantissimo, ma non è un problema. Allora quell'albero lì so già che va tolto. Secondo me viene molto bene, secondo me. Quindi adesso vado a piazzare il legno qui, che farà poi da tetto. Ora il tetto non sono indeciso ancora se farlo piatto come quello là o se dargli una curvatura. Credo proprio di dargli una curvatura, perché una stalla insomma è più carina vederla con una curvatura. Insomma ora vediamo. Intanto devo andare a farmarmi un po' di vetro, intanto che costruisco, e off camera vi faccio anche tutta quest'altra parte di qua. Dunque ragazzi, allora intanto che si cuoce il vetro, perché sono andato a farmare un po' di sabbia e sono andato a prendere un po' di succhi di lava per farla cuocere, avevo intenzione di fare tipo il pavimento, che sarebbe teoricamente... Allora qui voglio lasciare l'erba, no? Perché giustamente gli animali pascolano qui e si mangiano l'erba. Qui invece voglio fare un tipo un sentierino di... ghiaia, perché allora teoricamente sopra ce n'è un po', sopra a casa intendo,
Questa sicuramente non mi basta, tocca andarla a prendere. Però intanto, giusto per dare un attimo l'input visivo, secondo me ci sta bene. Contate che poi qui dentro sarà comunque sia un po' più scuro, perché col tetto e tutto, insomma. Qui ho fatto anche questa altra parete di legno, dove qui molto probabilmente continuerò a fare parete con legno, perché mettere del vetro anche qui non lo so, forse servirà troppo vetro. Dipende quanto ne abbiamo, quanto ne facciamo, quanto ne riusciamo a fare, no? E a regola dovremo riuscire a finire tutte le pareti, e poi se ci avanza qualcosa le facciamo anche qui. Per il tetto voglio fare qualcosa di semplice. Qui assolutamente chiudiamo, però, nel senso, qui dobbiamo chiudere. Non voglio mettere anche le finestre davanti, se non una piccola cosetta. Vi faccio subito vedere che cosa voglio fare. Allora, qui chiudiamo tipo, no? Allora, fate finta che questa è la parete. Allora, voglio fare così. E qui nel mezzo, se ce l'abbiamo, infatti ce l'abbiamo, ci voglio mettere queste due cose, perché so carine. Anzi, fermi tutti, la facciamo anche più larga, la struttura è larga. Il legno ce l'abbiamo, facciamo una cosa di questo tipo. Ne mettiamo 4, ok? Così. Ecco fatto. Secondo me, ragazzi, questa cosa verrà una figata, ma una figata esagerata. Ora vado a controllare il vetro a che punto sta e ci vediamo dopo. Ragazzi, si fa alla grande, devo dire, ci si fa alla grande. Tra l'altro già da fuori è figo, dai, cioè è una bella struttura, veramente figa. C'è dell'altro vetro a cuocere, ovviamente. Qui, vabbè, c'è quest'alberino che rompe effettivamente le palle. Vabbè, dopo lo levo con calma, ma intanto metto il vetro. Però ci si fa, c'è dell'altro vetro a cuocere, quindi allora abbiamo già uno stack, due stack più o meno di roba, quindi contando gli altri 40, gli altri 50 pezzi che sono a cuocere e non sono pannelli, sono proprio pezzi normali, blocchi normali. Ce la facciamo alla grande a fare tutto, ragazzi. Forse sarebbe venuto meglio col vetro colorato, però un giorno possiamo tranquillamente trasformarla col vetro colorato, insomma. Forse, ragazzi, ci si fa anche così, senza andare a prendere gli altri pezzi di vetro, così li possiamo conservare quelli là. Dunque, siamo arrivati al tetto, ragazzi. Allora, per fare il tetto voglio fare una cosa molto semplice. Voglio fare una struttura piramidale con il legno, e se è il caso che magari mi avanza il legno, voglio provare anche a mettergli tipo i gradini per fare il tetto spiovente. Ora, verrà una cosa di questo tipo. Io pensavo di lasciarlo semplicemente così. Adesso vediamo quanto legno mi avanza, ma penso che avanza per farci qualche gradino e farci il tetto spiovente. Ora vediamo, intanto magari velocizzo il video. Ok, ragazzi, sono letteralmente distrutto perché ho fatto una cosa enorme, cioè sono andato a farmare legna su legna perché ho praticamente disboscato un casino di zone. Però quello che ne viene fuori è questa cosa fantastica, cioè ho messo tutti i gradini e ne viene una cosa veramente splendida. Guardate un po' da davanti quanto è figa. Ma la cosa più figa, ragazzi, è quando entriamo. Io ho usato lo stesso pattern, ovviamente, che sto usando per tutte le porte, perché sembra carina come cosa. Dentro, ragazzi, è una cosa, cioè è bellissimo, è esagerato. Poi con queste vetrate dove si vedono gli alberi è veramente figo, cioè nel senso dà un impatto naturale molto molto bello. Qui ho messo anche delle staccionate, vado piano piano così se volete magari riprodurlo potete farlo tranquillamente. E ragazzi, è fantastico. Ovviamente devo piazzare un po' di torce per venire in giro, infatti mi sono fatto un bel po' di torce. Devo spammarle perché insomma altrimenti ci nascono mob e la cosa non è molto, molto gradita, insomma. Comunque sia, prima di concludere l'episodio, perché nel senso abbiamo fatto tantissime cose, voglio portare le mucche all'interno del nostro recinto. Ovviamente viene, siccome, cioè, nel senso la base è dispari, praticamente
viene un recinto più grande e un recinto più piccolo, altrimenti qui dovrei mettere, diciamo, le staccionate qui e non ci stanno, perché insomma poi si andrebbe a chiudere qui e non avrebbe senso. Ne viene uno più grande e uno più piccolo. Io le mucche avevo intenzione di piazzarle qua dietro, perché insomma secondo me ci stanno bene. Insomma, devo fare semplicemente il cancellino, ma posso tranquillamente prendere quello. Ora mi serve giusto un po' di grano e lo prendiamo subito, perché tanto ce l'abbiamo qui. Serve anche tipo solo uno, per esempio. Ora ripiantiamo il semino. Fatto. Fantastico. Spero non sia venuto un episodio troppo lungo, in modo che io debba fare troppi tagli, altrimenti non avrebbe senso la cosa. Comunque sia. Allora, liberiamo un attimo le nostre mucche, sperando che non se ne vadino in giro. Ora aspettiamo un attimo che mi caghino tutte quante. Vediamo se mi cagano. Dai, riprendetevi. Ragazze, dai, ce la possiamo fare. Non andate in giro, per favore. Ok, mi hanno preso. Mi hanno preso, adesso trasportiamole tranquillamente dentro. Vabbè, là ne è rimasta fuori una, ma non importa, tanto ne abbiamo tante, dai. Dai, venite. Fantastico, ragazzi. Allora, abbiamo concluso anche questa cosa. Non vedevo l'ora di farla, questa farm, ed è venuta più bella di quanto immaginassi. Guardate quanto stanno felici le nostre mucche qua dentro. Cioè, è fantastico, ragazzi. Poi metterò i cancellini, finirò di fare la ghiaia qui. Insomma, tanti dettaglietti li faccio off camera, come finire di fare la strada. Ora qua ci sono queste qua che possono tranquillamente morire, tanto insomma sono due. E ragazzi, io vi invito a lasciare tanti like, tirate veramente giù di like, perché mi fate veramente contentissimo come avete fatto fino adesso. Ovviamente trasporterò anche le pecore, quindi insomma nel prossimo episodio vedrete tutto fatto. Ditemi cosa ne pensate di questa costruzione. Adesso andiamo anche a vederla dall'alto. Dai ragazzi, ditemi se non è fantastico, cioè è veramente bella, soprattutto dall'alto ci sta tantissimo. Poi se avete dei consigli estetici da darmi, li ascolto tranquillamente, cioè proprio non fatevi scrupoli nel consigliarmi cose. Io come al solito, come ho detto prima, vi invito a lasciare like. Madonna, è bellissima, veramente bellissima, ci sta veramente bene. È venuta molto grande, ma ci sta veramente molto bene. Detto questo ragazzi, concludo, mi raccomando, come ho già detto, lasciate tanti like, iscrivetevi. Da Doppia D è tutto, noi ci vediamo nel prossimo episodio. Ciao ciao.